Sergio di Pordenone, nonché presidente della FIBE del Friuli, che introdurrà i lavori da tecnico e da rappresentante di questa grande e importante associazione di imprese. Sergio Lucchetta, FIBE di Pordenone e del Friuli. Grazie. FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 300.000 aziende associate in Italia, 8.000 in Friuli Venezia Giulia, 1.800 nella provincia di Pordenone. Quindi massima associazione di categoria aderente alla FIPE, massima rappresentanza del territorio. La FIPE di Pordenone in questa occasione ha diramato la notizia ai ristoranti di Pordenone che volevano aderire che avremmo fatto in fiera Pordenone, quindi in collaborazione con Cucinare, degli eventi, degli show cooking, delle piccole lezioni di cucina. Questa è la quinta che facciamo da ieri a oggi, sono tutti ristoranti del nostro territorio, sono prodotti del nostro territorio. Cucinare poi si declina in cucinare per piacere, cucinare per mestiere. Questo è l'abbinamento fra il cucinare per piacere e il cucinare per mestiere. Chiaramente lo sposalizio ideale è cucinare per mestiere con piacere. Di questi tempi è sempre più difficile, ma qui vorrei veramente ringraziare tutti i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, perché vuol dire credere e continuare a proseguire questa attività. Allora, qui abbiamo lo chef Alex Surian, nato a Pordenone, diplomato allo Stringer di Udine, cuoco che ha iniziato a lavorare molto presto, molto giovane, è ancora giovane, ha iniziato a lavorare molto presto, ha fatto questo mestiere, poi per un certo periodo l'ha abbandonato, ha fatto altro, ha fatto altre cose, era innamorato di questo mestiere e è tornato nell'area friulana, anche perché lui crede nei prodotti del territorio. Ha iniziato due anni fa a fare questa attività, l'ha fatto per locali della zona del Pordenone. In questo momento è, e qui sta un po' la particolarità, è lo chef del ristorante Praida di Casa che riaprirà fra tre giorni. Sta lavorando in un ristorante, lo ringraziamo per aver partecipato alla nostra iniziativa in un sabato sera. È Braida di Casa, è un ristorante che aprirà fra tre giorni. Braida di Casa. Dopo passerò la parola a Gabriele Simonucci, che ci darà qualcosa di più di Braida di Casa e di chi gestisce questo tipo di attività assieme ad altri ristoranti. Vorrei solo dirvi che Braida di Casa si trova a San Vito al Tagliamento, Borgo Chiurlo per la precisione, è una bellissima realtà, è un piccolo borgo che è stato completamente ristrutturato, in questo borgo c'è la parte di hotel, c'è la parte di ristorazione, c'è addirittura una chiesa del Settecento che viene utilizzata per i matrimoni, si possono celebrare i matrimoni, quindi questo è. Passo la parola a Gabriele Simonucci e poi faremo parlare lo chef su come viene fatto il piatto. Dimenticavo di dire che questo vino oggi sarà abbinato con un Malvasia dell'azienda Le Favole. Stiamo utilizzando prodotti del territorio, prodotti della provincia di Pordenone, prodotti del Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché i prodotti sono l'espressione del territorio. Il marketing territoriale si fa attraverso principalmente i prodotti. Quale migliore espressione del territorio del vino? Il vino si fa in base al territorio, in base alle esposizioni, in base al terroir, in base a tutto questo. Quindi per questo motivo noi crediamo nel territorio. Gabriele,
dici un po' di questa azienda prima, perché intanto Alex sta ancora riposando, ma poi lo facciamo lavorare. Allora, l'azienda gestisce già 4 locali in Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo la casa della contadinanza sul castello di Udine, l'antica trattoria di Violi di Gradisca di Sonzo, l'antico caffè San Marco di Cividale, adesso c'è Braide di casa e una pasticceria a Udine. In grandi linee tutte le preparazioni, cioè cerchiamo di partire dal tutto di nostro, dalla pasticceria. Abbiamo una varietà di 12 cuochi tra chef e aiuti cucina. Siamo abbastanza importanti a livello di catering nel Triveneto, con dal banchetto più piccolo ai grandi eventi. E Braide di casa sarà la nuova sfida, che spero e sono convinto comunque, in base alla location, in base a quello che offre il posto, di che sia una scelta vincente. L'azienda si chiama Gastronomica Friulana, è gestita, cioè il nostro titolare è Andrea Cecchini e Marco Cecchini, padre e figlio, e niente, siamo sempre aperti a nuove sfide e continueremo a farlo. Grazie Daniele. Alex, ti facciamo un applauso di incoraggiamento. A Tibore dobbiamo lasciarlo tranquillo, lasciarlo fare. Io ogni tanto gli farò delle domande per capire un po' di più quello che sta facendo, anche perché la prima parte, andare in cerca della faraona non la facciamo, l'ha già fatto. Disossare la faraona l'ha già fatto. Partiamo da qua. Vieni Alex. Allora, noi abbiamo disossato la faraona, poi abbiamo preso contro la pelle, preso il pezzo di carne, abbiamo fatto una battuta, con in Italia abbiamo fatto una farcia con dentro pane grattugiato e delle svariate erbe, come finocchio, porro, scorpint, tarassaco, aglio, abbiamo messo un po' di erbe qua, fatte con un po' di uovo, abbiamo montato tutto, abbiamo spalmato questa battuta di faraone con questa faccia, abbiamo messo due fette di guanciale di maiale, abbiamo rotolato e abbiamo cucinata 3 ore a 60 gradi con forno a vapore. Braida di casa vuol dire campo di erba, campo di prato, quindi tutte queste erbe sono del prato di Braida di casa, sono prati spontanei, sono prati perenni, in questo momento, scusatemi, primavera, erbe, la massima espressione del territorio, queste sono le erbe che vengono utilizzate. E adesso noi abbiamo questo prodotto qua che andiamo solo a rosolare e lo scaloppiamo e lo serviamo con un po' di purè di patate che abbiamo già precedentemente preparato, e servito insieme a delle punte di asparago selvatico e della mostarda di zucca. Grosso.
avete questa bellissima Molteni, questa cucina dell'Electrolux. Ci piacerebbe averla a casa. Bisogna costruire la casa attorno alla cucina qui se si compra questa cucina. Facciamo rosolare questo arrotolato di Faraona. Allora, qui da noi, assieme a seduto attorno a noi, con noi, c'è un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, viene da Roma, è venuto da Roma assieme alla FIBE. Mi ha riferito di fare i complimenti al fuoco, perché dice, contrariamente a quanto si vede in tutti gli spettacoli televisivi, usa i guanti. Quindi, gli diciamo bravo, al fuoco è il suo aiutante. Vi lascio la parola. Adesso sto rosolando questo rotolo di Faraona, poi lo scaloppo, lo servo con un po' di suo fondo del purè e quanto prima le butto in asparago sul baltico mostarda. Io mi sono distratto, lo sfumiamo questo arrosto con un po' di vino o no? Lo sfumiamo? No, lo sfumiamo con un po' di olio d'oliva tergesta e un po' di sale. Solo rosolato con un po' di olio d'oliva e viene servito su un lettino di purè di patate con praticamente una restrizione di mostarda. Mentre tagli, ci puoi dire come hai fatto la restrizione di mostarda? Com'è? Mentre tagli, ci puoi dire come hai fatto la... Abbiamo preso le ossa della Faraona, le abbiamo rosolate, le abbiamo tostate con sedano, carota e cipolla, bagnato con vino bianco, fatto restringere, aggiungendo un po' di rosmarino e alloro, poi l'abbiamo tolto, abbiamo ristretto abbondantemente, abbiamo ottenuto il fondo. Questo è solo un assaggio.